vi mando da qua un'anteprima, perché tutto quello di cui parlerò dopo riguarda comunque la mia vita qua. Fuerteventura, Corralejo, Isole Canarie, guardate che posto meraviglioso che è. Vento ce n'è, prima abbiamo visto un windsurf che andava alla velocità della luce davvero, però c'è anche un sacco di caldo, quindi la gente se ne sta tranquilla in spiaggia e anche beatamente a mollo. È veramente una favola, settembre incredibile che sta finendo, si va verso ottobre, è un anno e un giorno che noi viviamo qua e non tornerei mai 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 indietro. Buongiorno a tutti amici e prima di ogni altra cosa, buona giornata mondiale del cuore. Ebbene sì, oggi in senso di salute, perché è sponsorizzata, chiamiamola così, dall'Organizzazione Mondiale della Salute, dall'UNESCO, anche dall'Organizzazione dei Cardiologi di tutto il mondo, perché riguarda il prendersi cura del cuore, inteso ovviamente come muscolo cardiaco. Però ovviamente io sono un po' poetica e quindi dico che mi piace anche come suona, che questa sia la giornata del cuore, e quindi mettiamo il cuore in tutte le cose che facciamo. Io lo faccio sempre, nel bene o nel male. Beh, detto questo, perché non mi sono fatta viva per 2 giorni? Non è da me, a volte capita. Ovviamente quando capita spesso è per nuove cose di lavoro, e però poi appunto vi aggiorno su queste cose, perché come faccio a non farlo? Sono veramente contenta perché sono stata coinvolta in un progetto bellissimo per il quale dovrò pure andare un paio di giorni a Barcellona, quindi per una volta vi farò vedere scenari diversi. Mi avete detto, mi avete un po' rimproverato che ho girato fin troppo poco, sono stata praticamente sempre a Corralejo in questo anno, ed è vero, ma d'altronde con una figlia che va a scuola, una vita da organizzare che non è stare in vacanza, mi sono mossa, è vero, molto meno di quello che avrei creduto di poter fare. E beh, però appunto penso che presto vi porterò con me a Barcellona per firmare un contratto, e perché intraprendo un'avventura bellissima come psicologa, in questo caso un progetto che riguarda donne che hanno subito violenze o comunque qualche tipo di abuso, anche volendo psicologico. C'è un percorso che riguarda anche le arti marziali, c'è un percorso che riguarda la salute fisica e c'è un lato psicologico del quale sono stata invitata ad occuparmi. Veramente onorata di questa cosa, che vi racconterò assolutamente e che quindi più che mai oltretutto contribuisce a tutta quella serie di cose che ruoteranno intorno al nuovo canale basato più su temi psicologici, che pensavo di aver già fatto nascere a quest'ora, continuo ad accumulare materiale, ma che non è ancora nato, appunto perché nel frattempo arrivano nuove cose. Qua ci sono turisti che mi vedono parlare e pensano: ma questa da che pianeta viene? Beh, per ora vi faccio insomma questa piccola premessa e basta. Anzi, vi dico pure un'altra cosa: continuo ad aggiornarvi su questa faccenda ovviamente della Palma. La lava è arrivata al mare come si prevedeva, la tragedia che sta incombendo in questo momento, il fatto che anche abitazioni lontanissime e zone lontane da dove c'è stata l'eruzione vulcanica sono ricoperte di cenere, cenere che tra l'altro è stato detto alla popolazione di praticamente spostare ai limiti, ma non rovesciare acqua, non fare nulla, perché rischia di assumere un peso specifico ancora più poi inamovibile. E quindi il tema, per fortuna non c'è stato nessun rischio per la vita fisica di nessuno, ma il tema è ricostruire. Vi aggiorno comunque in giornata, volevo solo raccontarvi queste piccolissime cose. E quindi di nuovo ciao da qua, e se vi piace Fuerteventura, vi piacciono le Canarie, vi piace sapere dal vivo come si vive qua e quello che succede, beh, iscrivetevi a questo canale e soprattutto commentate, fate parte di questa community super mega attiva che io adoro.